A uccidere Antonella, Kevin ed Emanuel sarebbe stato il demonio, il tramite Giovanni Barreca. Loro, Massimo e Sabrina, sostengono questo, sarebbero stati presenti, avrebbero solo pregato e digiunato, non chiedono la perizia psichiatrica perché, secondo loro, non hanno alcun problema, i demoni li hanno visti davvero in casa, soprattutto Massimo, non siamo pazzi, dicono, e rilanciano, siamo i capri espiatori, non siamo esorcisti, eravamo lì a pregare. Da quando hanno la possibilità di accendere la televisione nel carcere di Palermo, i due seguono il racconto che sta facendo Giovanni Barreca al suo legale Giancarlo Barracato e alla dottoressa Roberta Bruzzone. Era tutto preordinato da lui, ecco perché, a ripensarci, aveva chiuso con il lucchetto il cancello della villetta. Capri espiatori, incastrati da Barreca, Massimo e Sabrina si sentirebbero così. Non avrebbero provato a fuggire, ma a ripensarci quel lucchetto fa riflettere i fratelli di Dio che in qualche modo fossero stati chiusi lì dentro, che l'intenzione di Barreca alla luce dei fatti potesse essere proprio questa, e non solo, sarebbero anche altri gesti che oggi gli farebbero pensare questo. E però la casa, secondo Massimo, davvero sarebbe stata posseduta, lui i demoni li ha visti proprio davanti a sé. Non sembrano poi fare un passo indietro, loro con il sostituto procuratore di Termini Imerese, Manfredi Lanza, ci vogliono parlare. Prima però l'avvocato Franco Gianferre Critelli, prima legale solo di Sabrina e ora anche di Massimo Carandente, li vuole incontrare di nuovo, soprattutto lui con cui non ha mai parlato approfonditamente dal vivo. L'appuntamento è per la settimana prossima.